saluto. Comincio dall'interprete del tuo film, Maurizio Zaccaro. Ovviamente è l'incontro stampa per il film Noor, che arriverà nelle sale distribuito da Vision. Non c'è ancora una data, quello che ho capito, però insomma non sarà superata la fase natalizia, naturalmente. E quindi do il benvenuto a Linda Mzray, non so se si dica così. Mrazy. Ok, perfetto, ho subito detto perfetto, in modo benissimo. Me la cavo forse meglio, almeno spero, con la persona che è accanto a me, io non l'ho mai incontrata, sono veramente contento di... è un europarlamentare adesso, quindi, però ti do del tuo lo stesso, naturalmente. Dottore, cioè, noi ti chiamiamo dottore in senso letterale, insomma, è Pietro Bartolo che è con noi, e quindi grazie di essere con noi. Maurizio Zaccaro, che è il regista del film, e poi saluto le persone che sono qui con noi anche, e quindi i produttori Donatella Palermo, Betta Olmi, Paolo Del Brocco, Paola Malanga, di Rai Cinema, naturalmente Paolo Del Brocco e Paola Malanga, Monica Zappelli, che è la sceneggiatrice, che è lì seduta, anche lei. Poi saluto anche Paola Freddi, che è la montatrice, e un altro degli interpreti, che è Lia Mutadid. Credo che abbiamo detto tutto più o meno, immagino. Come sapete, le nostre conferenze stampa qui a Torino non sono lunghissime, tendiamo ad essere sintetici con tutti gli ospiti, quindi siamo intorno ai 20-25 minuti. Comincio io, come si fa in questi casi, con la domanda, ma la risposta non sarà... La mia domanda è molto banale. Maurizio sicuramente darà una risposta molto sensata. Maurizio, perché hai sentito il bisogno, la necessità, la voglia, l'urgenza di fare questo film? Ma più che aspetta, scusate un attimo. Più che un'urgenza è un desiderio comune che si è concretizzato fra me, Donatella Palermo, Betta Olmi, di mettere in scena non uno spin-off di Fuoco a Mare, perché non è quello. Noi abbiamo fatto un film su una figura esemplare, una figura di un italiano che è esemplare, ma non un archetipo di un eroe, perché questo io vorrei evitare come discorso. Cioè, quando noi abbiamo incontrato Pietro per la prima volta, io e Monica Zappelli a Lampedusa, dopo aver letto il libro, a noi ci si è aperto il mondo e ci si è aperto il cuore per quello che poi dopo veniva fuori dalle parole di Pietro, perché da quello che racconta lui si possono trarre altri 4 o 5 film senza intaccare uno o l'altro, capisci? E lui, Pietro, ci ha fatto incontrare non solo la sua famiglia, ma ci ha fatto incontrare la sua famiglia in senso totale, cioè gli abitanti di Lampedusa, e sono stati anche loro poi che sono intervenuti nel film. Diciamo che Noor ha un cast che potremmo citare senza vergognarci un po' anche la terra trema, perché sono gli abitanti del posto che si sono prestati a fare gli attori. E questo credo che sia una cosa molto particolare, che si vede sullo schermo e dà credibilità e dà autenticità. E dà soprattutto, ci ha permesso di lavorare su quel leggero confine che esiste fra il vero e il verosimile di manzoniana memoria. No? E allora, quando noi tant'è che io Castellito stesso, che ha interpretato benissimo, oltretutto per quello che penso io, Pietro, una delle prime cose che ho detto è stata proprio quella: non interpretare Pietro, non interpretarlo, perché se lo interpreti devi recitare Pietro Bartolo, evoca la figura di Pietro Bartolo, così come noi evochiamo tutto quello che sta succedendo a Lampedusa. E questa è stata un po' la chiave di lettura. Poi, stando a Lampedusa, succedono cose anche, come ti posso dire, che arricchiscono la sceneggiatura stessa, no? Quando scrivi, e Monica questo lo sa, dai racconti anche di altri personaggi, non solo di Pietro, salta fuori magari che sbarca uno a Lampedusa da un canottino davanti all'isola dei conigli, si mette sulla strada che porta in paese, passa uno e questo gli dice: scusi, la stazione dei treni dov'è? Ecco, questa è Lampedusa, no? La stazione dei treni dov'è? Quindi uno che arriva a Lampedusa, che è il primo posto visto dall'altra parte e l'ultimo lembo di terra italiana vista da noi, non è un'isola, è qualcosa che dovrebbe avere anche una stazione dei treni, no?
E allora tu ti trovi catapultato in un mondo molto particolare e ti ripeto, è un mondo che mi ha affascinato fin dall'inizio e oltretutto aveva bisogno di essere messo in scena con, non dico solo con onestà, ma con la consapevolezza che la storia che stavamo per raccontare era una storia universale. Ecco, tutto qui. Pietro, faccio la seconda, poi sto zitto. Se poi ci sono domande, altrimenti vado avanti per tutti i 20-25 minuti. Pietro, diventare protagonista attraverso un attore di un film è un'esperienza comunque singolare, eccentrica, strana. Come l'hai vissuta? Quando ti sei poi rivisto, evocato, sì, no? Sì. Suggerito, come diceva Maurizio. Ma devo dire che è stata un'esperienza straordinaria, anche perché Castellitto, io ritengo essere un grande professionista, ma non lo devo dire io, sicuramente... siamo stati insieme per qualche periodo, lui ha voluto studiare un pochettino anche i miei gesti, le mie, insomma, come mi comportavo, e in alcune scene mi rivedo perfettamente. Insomma, io ho avuto la fortuna, devo dire, ho avuto un dono, cioè un regalo che mi è stato fatto sia da Maurizio attraverso questo film, che è un film vero, non è una finzione, Nurre è vera. Come verrà anche quel bambino col pantaloncino rosso, che purtroppo non ha avuto la fortuna, come l'ha avuta Nur, di ritrovare la mamma, e quel bambino che io non avevo il coraggio di dire al papà, che è stato interpretato da questo magnifico attore che è qua davanti, a Sanne, e che poi ho dovuto dire a Sanne, Lia, che ho dovuto... come dire, dire la verità, che quel bambino purtroppo era morto, quel bambino col pantaloncino rosso, e quindi insomma in quel film è tutta verità, non c'è nulla di finzione. Io ho cercato di raccontare tutto questo, per fortuna ho avuto, ecco, questa fortuna di incontrare sia Maurizio, a Donatella, che mi hanno dato la possibilità, Gianfranco Rosi e tutti quelli che hanno lavorato in questi due film, che mi hanno dato la possibilità di raccontare la verità, perché io ho vissuto questa esperienza straordinaria, dico io, in mezzo a tanta sofferenza, a tanto orrore. Io dico sempre che ho visto tanto di quelle atrocità, tanto orrore che nessun uomo deve vedere. Purtroppo ho avuto questa esperienza. A volte mi sento anche un privilegiato in mezzo a tutte queste sofferenze. Dico io, ho avuto la fortuna di incontrare queste persone straordinarie. Sa, dopo 30 anni di questa... Non chiamo attività, perché per me è stata sempre una missione, io ho cercato di dare tutto quello che era possibile dare, perché me ne sentivo una responsabilità da medico, da uomo, non ci dimentichiamo che è una missione fare il medico, noi facciamo un giuramento, per cui aiutare queste persone per me era naturale, ed è naturale, solo che ti fa tanto male vedere che ancora c'è gente che si gira dall'altra parte, gente che ormai si è assuefatta a tutte queste disgrazie. Pensate che proprio ieri c'è stato un altro naufragio a Lampedusa, sono morte tante persone e continuano a morire. Io spero che tutto questo possa finire quanto prima possibile, cercando, ecco, di scuotere le coscienze delle persone, e ho cercato di farlo attraverso quei mezzi che avevo a disposizione e che ho avuto la fortuna di incontrare queste persone che mi hanno dato questa possibilità. E parlo di Maurizio, parlo di Donatella, parlo di Paolo Del Brocco, parlo di tutti quelli che hanno lavorato in questa, diciamo, in questa situazione, che mi ha dato questa possibilità, Gianfranco Rosi per primo con il primo film, ma l'ho fatto anche attraverso dei libri. Ho cercato di scrivere dei libri per raccontare queste storie. Io tutto potevo immaginare di scrivere dei libri in vita mia. Io che avevo fatto solo ricette mediche, non sapevo neanche di sapere scrivere libri, e l'ho fatto perché era un'esigenza. Per me era, come dire, era importante fare sapere tutto questo, perché sentivo spesso in televisione raccontare delle bugie, delle non verità, e allora dico no, io devo fare sapere tutto questo, e l'ho fatto attraverso quei mezzi che avevo a disposizione e soprattutto attraverso, ecco, l'arte del cinema, che io dico è un'arma potentissima, potentissima, che arriva nel cuore, arriva nella mente. E per me questo è stato importante, perché veramente in questi 30 anni ho visto cambiare tante cose. 30 anni io sono sempre là, ho visto cambiare medici, ho visto cambiare prefetti, sindaci, ho visto cambiare questori, ho visto cambiare volontari, ho visto cambiare tutto. Io sono stato sempre là 30 anni, in quel molo Favaloro, che io dico che è la mia seconda casa. In realtà anche questa è una bugia, è la mia prima casa. Ho passato più notti, più giorni in quel molo Favaloro ad aspettare queste persone, perché sono delle persone. Non sono migranti economici, rifugiati, richiedenti asilo,
o migranti climatici, non sanno più come chiamarli, ultimamente li chiamano flussi. Sono delle persone, io non lo posso più dimenticare, sono dei bambini, come quel bambino, il primo, nel primo sacco di quel 3 di ottobre, io speravo che nel primo sacco non ci fosse un bambino, perché ho paura di aprire quei sacchi, quante volte ho pianto, quante volte ho vomitato, speravo che nel primo sacco non ci fosse un bambino, invece quando ho aperto il sacco c'era proprio un bambino che sembrava vivo, l'ho spogliato, lo scotevo, me lo sono portato all'orecchio per sentire il battito cardiaco, era piccolo, l'ho guardato negli occhi intensamente per vedere se c'era un minimo di vitalità, quel bambino era morto, così come tutti gli altri. Quando ho aperto quei sacchi c'erano veramente tanti bambini, sapete, tanti bambini, che mi ha impressionato una cosa che non posso dimenticare mai più, è quello che quei bambini erano vestiti a festa, con tutte le treccine, le scarpette, quei vestitini colorati, le mamme li avevano preparati perché erano arrivati, erano a 300 metri dal porto, stavano arrivando, arrivavano nel mondo nuovo, l'Europa, che loro tanto avevano agognato, tanto avevano sperato, per dire, vedete, i bambini nostri sono come i vostri bambini, non sono diversi, sono dei bambini, invece non ce l'hanno fatta, sono morti là, come il bambino, il primo, quello col pantaloncino rosso, che io ogni notte sogno, per me è un incubo, e non è possibile che tutto questo possa ancora accadere ancora oggi, non è possibile che quel Mediterraneo è diventato un cimitero, più di 40.000 morte, noi dobbiamo cambiare strategia, non è possibile continuare in questo modo. Ecco, e ho cercato di raccontare tutte queste cose, pensate che sono quattro anni che vado in giro per tutta l'Europa, il sabato e la domenica, approfitto del sabato e la domenica per andare a raccontare queste cose, cercando di scuotere le coscienze, soprattutto dei giovani, i giovani che sono il nostro futuro, sono il nostro presente, sono tutto, e sono loro che ci devono portare verso quella strada che abbiamo persa noi grandi, la strada dell'umanità, la strada dei diritti umani, la strada del diritto alla vita, quella che noi gli abbiamo negato a queste persone. Io l'ho fatto perché è giusto farlo. Qualcuno mi dice, sa, lei è un dottore, è un eroe. Ma quale eroe? Sono una persona normale, sono una persona, un medico, sono un uomo, sono una persona che cerca di aiutare chi ha bisogno. Io credo che non sia un atto eroico aiutare delle persone, è un obbligo, è una responsabilità. Non possiamo immaginare che salvare una persona è un atto eroico, se no possiamo dire veramente siamo alla frutta. Siamo alla frutta. E allora ecco che io ho dedicato la mia vita, 30 anni, io dico sempre che ho due record, uno quello di aver visitato più di 350.000 persone, ma non soltanto visitato, ma ascoltato queste persone. Quando qualcuno mi dice, ah, ma tu perdi tempo, ma quale perdere tempo? Io, credetemi, ho ricevuto da queste persone, non potete immaginare quanto, mi hanno aiutato anche a guarire, pensate, io il 2 di settembre, un mese prima della strage di Lampedusa, dove sono morte 368 persone, non numeri, e io un mese prima ho avuto un ictus, ero mezzo paralizzato, mi sono avuto dimesso dall'ospedale di Palermo dove mi avevano portato con l'elicottero perché c'erano gli sbarchi e io dovevo essere là, e io mi sono dimenticato di essere malato. Queste persone mi hanno aiutato, mi hanno fatto guarire, e io li ringrazio per questo, li ringrazio perché sono delle persone straordinarie. Ho visto nascere bambini, ho fatto nascere bambini sulle motovedette, sui gommoni, ho fatto... E poi sono quelle cose che ti danno grande soddisfazione, quelle che ti fanno dire allora sto facendo bene, perché momenti di sconforto e di dubbio ne ho avute pure, quante se ne ho avute, quando sei davanti a un cadavere, un bambino morto, dici, ma perché io devo vedere tutto questo, perché non cambia nulla, perché aspetti che oggi, domani finisce, ma dai, sicuramente, e poi invece passano gli anni e non cambia nulla, e allora ti viene lo sconforto e dire, ma io sono inutile, mi sento impotente. E ho lasciato pure qualche volta, poi ovviamente ci rifletto, torno, sono tornato, ho chiesto scusa a quel bambino morto, ma perché è giusto farlo, perché è umano farlo. E la mia scelta di entrare anche in politica, andare al Parlamento europeo, perché ho detto, ma forse è più giusto che io vada là che restare a fare il medico qua, tanto non cambia nulla. E allora questo passo, perché quando gliel'ho detto a mia moglie, qualcuno ride, quando gli ho detto a mia moglie, sai Rita, ho deciso di entrare in politica, e lei mi ha detto ti mancava solo questo. Ma era giusto, perché io credo nella politica, nella buona politica,
che la politica, soprattutto quella europea, che deve dare le risposte. E l'ho fatto per questo. Mi sento sempre, a volte, faccio i conti con me stesso, dico, ma non è che io non ho fatto tutto quello che si doveva fare? Mi sento sempre in colpa, mi sento responsabile, il primo io, di tutto quello che sta succedendo, perché non riesco a raccontare, non riesco a fare capire, ecco perché ho chiamato loro, mi sono appoggiato, aggrappato a loro. L'arte del cinema, che è straordinaria, io dico che arriva nel cuore, arriva nella mente, fortissimamente, e quando il cuore e la mente si aprono, io dico che vengono fuori quei valori che sono fondamentali, che sono dei valori universali, che sono dei valori incontrovertibili e che sono quei valori che danno un senso alla nostra vita, che sono la solidarietà, il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto alla vita, che spesso noi gliel'abbiamo negato a queste persone. Ecco, Nuri ce l'ha fatta. Non potete immaginare quello che ho dovuto fare per trovare quella mamma. Ma quel bambino non ce l'ha fatta, il figlio di Hassan non ce l'ha fatta, purtroppo. Quel bambino col pantaloncino rosso, che come ho detto prima è il mio incubo, lo sogno spesso, lo sogno che mi tocchi i capelli, ma veramente ve lo dico. E allora mi sento come se fossi io responsabile di tutto questo, e quindi sto cercando di fare tutto quel possibile. Mi sento in colpa per il fatto che purtroppo ho dovuto abbandonare un po' la famiglia, mi manca la mia isola, mi manca il mio mare, mi manca tutto di quell'isola. Io ero un pescatore prima di fare il medico, devo lavorare, imbarcato, sono stato anche un naufrago, quindi so cosa significa aspettare in mezzo al Mediterraneo ore, aspettando che qualcuno ti viene a prendere, ti viene a cercare, ti viene a salvare. Io sono stato miracolato, salvato, ma quanti di loro invece ancora continuano a perdere la vita in quel mare, in quel cimitero, quel mare straordinario, qualcuno di voi è venuto a Lampedusa, un mare bellissimo, un mare che è crudele, non perdona. Allora ecco che bisogna trovare una soluzione al fenomeno migratorio, una soluzione non al fenomeno migratorio, non al problema della migrazione, non è un problema. E questo lo possiamo fare solamente se riusciamo a governare il fenomeno migratorio e magari con un approccio più umano, oltre che quello ovviamente con la mente, ci vuole anche il cuore, ci vuole un equilibrio. E quindi è questo che sto cercando di fare e io ringrazio veramente tutti quelli che mi stanno aiutando a portare avanti questo messaggio e quindi insomma spero che tutto questo possa cambiare prima possibile e tornare a ritrovare quella strada, la strada maestra, che abbiamo purtroppo un po' persa. Grazie Pietro. Linda, ci racconti un po' la tua esperienza d'attrice in questo film? Come ti ha scelto Maurizio? Che cosa è accaduto sul set? Dai. Portaci con te sul set. Quando ho fatto la prova, il provino, sì. Sì. E sono arrivata un po' per caso, comunque non l'ho scelto io. E poi quando stavo parlando con Maurizio, non so, mi sono emozionata tanto ascoltando la storia di Nur, perché sapendo pure che è una storia vera, mi ha toccato molto. E niente, poi Maurizio mi ha dato questa opportunità, sono andata a Lampedusa e sul set ogni volta che magari leggevo il copione, sapevo che scena dovevo fare, mi veniva comunque la lacrima perché sapendo che erano cose vere mi toccavano molto. Poi è successo anche di assistere a veri sbarchi. E questa cosa veramente è abbastanza una sensazione inspiegabile, perché è brutto pensare che magari quelli là ce l'hanno fatta, sono arrivati là, ma molti non ce l'hanno fatta, e pensare che io sono là a interpretare una di quelle persone è veramente un onore, non lo so, inspiegabile, non lo so, perché comunque Nur, cioè secondo me è una ragazza molto coraggiosa, perché ha scelto di fidarsi del dottore e dunque di
cercare la madre. E comunque, non so, sono felice. No, hai risposto, Linda, hai risposto. Bravissima. Ci sono domande da parte dei, dei colleghi? Ho visto, sì. Francesco Gallo dell'ANSA, giù in fondo. È giù in fondo, è in piedi. Salve, volevo chiedere a Bartolo che percezione ha di come è cambiato l'accoglienza, cioè perché oggi c'è questa intolleranza, in questi 30 anni in cui lei è stato al Molo, cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa? Beh, insomma, non è cambiato molto, però purtroppo il fenomeno migratorio andrebbe, come ho detto prima, affrontato con intelligenza, razionalità, insomma, e dico anche lungimiranza, perché penso che queste persone possono essere un'opportunità, addirittura possono essere una ricchezza, perché lo sono, ne sono convinto, ne sono convinto. Queste persone portano la loro cultura, portano le loro tradizioni, portano le loro braccia, e queste braccia ci servono, tra virgolette, perché io non voglio dire di approfittare di queste persone, ma noi possiamo sicuramente accoglierle, abbiamo la responsabilità di accogliere, il dovere di accoglierli, perché se queste persone sono costrette a scappare, andare via, forse perché la responsabilità anche la nostra, nostra, quando dico nostra io parlo di tutto il mondo, il mondo occidentale, il mondo ricco, quello che ha approfittato di queste persone, pensa che siamo stati noi ad andare a casa loro per primi, siamo stati noi approfittare di loro, e mai loro ci hanno negato o ci hanno rifiutato, ci hanno messo un muro, un filo spinato, quindi oggi che vengono dalla nostra parte noi abbiamo il dovere, io spero che il mondo politico italiano e europeo possa prendere coscienza di questo e possa, ecco, immaginare che insieme si può vivere, insieme si può crescere, insieme si può stare. Sai, io dico che noi abbiamo un motto a Lampedusa, a parte che noi siamo un popolo di pescatori, un popolo di mare, come ho detto io, tutto quello che viene dal mare è benvenuto, ma questa è la normalità per i pescatori, per la gente di mare. Noi abbiamo un grande murale, se là fuori quel molo Favaloro, tutto colorato, a caratteri cubitali, dove c'è scritto proteggere le persone, non i confini. E questa è una grande verità. I confini sono, è un muro, ma è un muro per noi, un muro per loro. Quindi, e poi sappiamo, e l'esperienza ce lo dice, che i muri non hanno mai fermato nessuno. E io non ho paura di questi muri o del filo spinato, ho paura di quei muri mentali, quei muri che sono quasi insormontabili. Io spero che questi muri possano, ecco, anche questi possono cadere e cominciare a capire, a renderci conto che siamo tutti cittadini di questo mondo, abbiamo tutti il diritto di vivere una vita dignitosa, tutti il diritto di stabilire dove vivere, perché insieme si può stare, si può vivere. Noi a Lampedusa lo abbiamo dimostrato, ma non per queste situazioni, per l'accoglienza che facciamo, perché i nostri cognomi sono il frutto di questo insieme. Noi abbiamo Hernandez, Fernandez, Rodriguez, Kiriakopoulos, Liapos, Bartolo è maltese. Noi siamo l'insieme, eppure viviamo insieme bene. È come se si può vivere insieme. Quindi, ecco, mettere questi muri sicuramente non è una cosa buona. Bisogna lavorare, per questo lo so, è difficile, però bisogna ritrovare quella strada giusta, la strada dell'umanità, la strada di quei valori importanti, importanti che io ritengo sono i valori che ci accomunano, che stanno alla base della nostra vita. Beh, se facciamo questo forse abbiamo fatto veramente onore all'umanità intera. Io ce la sto mettendo tutta, sto facendo di tutto anche a livello europeo, mi sto battendo con le unghie e con i denti per fare in modo che si possa ritrovare questa strada, e io sono certo e convinto che la ritroveremo questa strada, perché non c'è alternativa. Sono certo, sono fiducioso, è da 30 anni che sono fiducioso, non mi sono mai arreso, anche se ci sono stati momenti di dubbi, non me lo nascondo, però ci sono anche delle situazioni che mi hanno dato fiducia, che mi hanno dato coraggio, che mi hanno dato forza per andare avanti, e devo dire sono tante le occasioni in cui ho capito che era giusto fare questo, l'ho capito con la storia di Nur, l'ho capito con la storia di Mustafa, l'ho capito con la storia di Omar, con la storia di Amuda, con la storia di Pietro, un bambino che è fatto nascere su una motovedetta, la mamma l'ha voluto chiamare Pietro, un bambino bellissimo,
Quando è nato bianco, la mamma era nera come il carbone del Mali. La mia assistente mi ha detto: ma dottore, ma cosa è successo qua? Lei non sapeva che i neri quando nascono non sono neri, ma sono anche loro bianchi come noi, ma non è il colore quello che fa la differenza. Il colore, io dico, io sempre ho un vestito, e ho visto anche alcune persone provenienti dall'Africa che li hanno svestiti, hanno cercato di togliere quel vestito. Siamo uguali dentro, siamo uguali. Persone con aspettative, con speranze, con i sogni, anche sogni. Qualcuno si meraviglia che i neri hanno dei sogni, ma sono delle persone normali, hanno dei sogni come noi. E perché non devono averli? Perché non dobbiamo consentire di vivere una vita normale? A volte io penso, ma io ero l'altro ieri, ero in Ruanda, in Kigali, nessuno mi ha detto nulla, sono passato. Sono andato dall'altra parte, sono tornato, sono andato a Bruxelles, sono venuto qua, nessuno mi ha detto mai nulla. E perché queste persone non lo possono fare? Perché non lo possono fare? Abbiamo tutti lo stesso diritto, siamo tutti cittadini di questo mondo. E tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa. Non vogliono nulla, sapete, ma niente. Io quando arrivano al Molo Favalora, i miei ragazzi, i miei collaboratori, gli dico sempre: ragà, queste persone quando arrivano noi dobbiamo accogliere, non dobbiamo pensare subito alla parte sanitaria, dobbiamo, il primo approccio deve essere quello umano, fargli capire che sono arrivati finalmente in un posto dove nessuno gli farà più del male a queste persone, perché gliel'hanno fatto di tutti i colori, li hanno violentati, tormentati, torturati, seviziati, gliene hanno fatto di tutti i colori, non li hanno considerati esseri umani. Allora facciamogli capire che noi li stiamo notando, li stiamo vedendo, sono degli esseri umani. E questo lo facciamo. E per noi non costa nulla, sapete, ma cosa facciamo di straordinario? Una pacca sulla spalla, una carezza, un abbraccio. Io li abbraccio, sapete, non mi fanno schifo, non ho paura delle malattie, perché non portano malattie. E per loro è tanto, cambia la loro vita, cambia, finalmente qualcuno li sta trattando da esseri umani. Io lo pretendo da tutti e non ci costa nulla, e lo facciamo. Dovremmo farlo tutti, però, tutti. E ve lo chiedo anche a voi, anche a voi. A volte viene qualcuno e mi dice: sa, dottore, vogliamo venire a Lampedusa ad aiutarla. Tutti vogliono venire a Lampedusa ad aiutarmi. Sono più quelli che vogliono venire ad aiutarmi che le persone che arrivano dal Mediterraneo. E allora dico: volete fare qualcosa? Fatelo qua, fatelo a casa vostra, a casa nostra. Perché noi, come ha detto Maurizio, noi siamo la porta d'Europa, da noi si entra. E poi vanno via, e vanno nella casa, e la casa è l'Italia, la casa è l'Europa. E qua cominciano i problemi. Allora vogliamo fare qualcosa? Facciamola qua. Ognuno fa una sua piccolissima parte. Se la facciamo però tutti insieme, sicuramente ce la faremo, vinceremo. Maurizio, io volevo chiederti una cosa, e poi dopo ovviamente abbiamo dei tempi, quindi siamo già oltre i tempi del nostro incontro stampa. Fare ogni film ha le sue difficoltà, sto parlando con te. Pietro magari mi risponde anche su questo, però insomma adesso parliamo. Ogni film ha le sue difficoltà, però fare un film che deve fare i conti visivamente, non solo visivamente, anche da un punto di vista culturale, di cose che ci arrivano, che ci furlano nella testa, attraverso gli articoli dei giornali, attraverso le cose che vediamo in televisione, trovare quindi una forma per raccontare tutto questo, quanto è stato complicato per te? E a che cosa hai pensato, insomma, nel momento in cui dovevi... E trovarla anche alla svelta, oltretutto, perché... Certo. Perché, sai, un conto è Gianfranco Rosi che fa un documentario e quindi si colloca su un'isola e sta lì un anno, giustamente, il tempo che devi fare. Noi invece, quando dobbiamo creare questo tipo di prodotti, abbiamo un budget diverso nel quale dobbiamo stare. Il film è stato girato in 4 settimane e di conseguenza devi avere non lo so, io guarda, ti dico, sono andato molto sull'onda dell'istinto e, come dicevo prima, sono andato proprio sull'onda, sì, che avevamo una sorta di canovaccio di sceneggiatura che ogni giorno si aggiornava rispetto ai racconti che noi sentivamo. Quando Linda prima dice vedevamo sbarcare le persone, ognuno di noi aveva una finestra sul porto dove succedevano queste cose, quindi vedevi sbarcare. Io con lui avevo un collegamento notte e giorno, per esempio mi arrivavano le telefonate alle 3 di notte, stanno sbarcando, andavamo a vedere cosa succedeva.
Questo ancora prima di girare, no? Ancora prima di girare. E poi man mano abbiamo preso confidenza col posto ed è stata un po' quella la nostra fortuna, cioè siamo diventati noi stessi abitanti di Lampedusa e quello ci ha aiutato a dissolvere la diffidenza dei lampedusani, per esempio, quando andavamo in giro, tant'è che il primo che trovavi per strada diceva scusa mi fai una cortesia, mi dici questa battuta così in quel modo lì, no? Tipo quella lì della stazione dei treni. E allora il film lentamente e magicamente, se posso dirlo, si è un po' girato dal versante dove la realtà sembra un documentario e il documentario sembra la realtà. Sembra facile dirlo, ma metterlo sullo schermo mica tanto, perché è una cosa, è un'impresa. Ecco, quando, e ripeto, a me, per me, per dove vengo io, insomma, per il percorso che ho fatto nel cinema, ormai non sono più un ragazzino, quindi ce n'è un po' di strada fatta. Per quello che mi è stato insegnato, una cosa è fondamentale ed è la credibilità, l'autenticità con la quale tu poni la tua macchina da presa di fronte a queste situazioni. E ricreare quelle situazioni lì tu non puoi crearle se non sei dentro, proprio immerso, totalmente. Dentro, non sei più il regista, ecco, questo voglio dire, il regista che cos'è? Uno che va lì con gli stivaloni, la sciarpa, che cos'è? Non sei quello che in quel momento sta facendo la sua parte, il suo ruolo, sta dando il suo contributo. Io non so se conoscete la storia del colibrì dell'Amazzonia, ve la dico in quattro parole. C'è un grande incendio, brucia tutta mezza Amazzonia, come succede poi in questi giorni, e un colibrì va verso un fiume, prende una goccia d'acqua, corre verso il fuoco, lascia la goccia sul fuoco, corre ancora l'acqua, prende un'altra goccia, e gli altri animali vedono tutto questo movimento di sto colibrì e gli dicono ma cosa stai facendo, scappano, vedi che brucia tutto? E il colibrì li guarda dall'alto e dice ma io faccio la mia parte, voi fate quello che volete. Grazie Maurizio. Quindi il vostro film è anche un film colibrì, possiamo chiamarlo così? Vuoi, ti piace? Beh, adesso è un libro colibrì di Veronesi molto bello, oltretutto. E faranno un film, immagino, no? Dal colibrì. Quindi. Allora io vi ringrazio davvero molto, ringrazio tutti i colleghi che sono qui con noi e niente, buona continuazione di festival naturalmente. Grazie, grazie infinite. Grazie.